Venite tutti attorno che vi voglio raccontar la storia di quel giorno che m'andai ad arruolar. Era il 12 di agosto e Boxside era il quartier. Così fu che m'arruolai nei Boxside Volunteer. Così fu che m'arruolai nei Boxside Volunteer. Stavo in giro sfaccendato con McGinley e con O'Toole. Ero ormai disoccupato da 2 anni e forse più. Non c'è più lavoro ad Harry, tutti sanno il perché. E così ero proprio il tipo per i Boxside Volunteer. Così ero proprio il tipo per i Boxside Volunteer. Arriva eccitato Paddy Murphy e dice a noi: i soldati hanno attaccato, c'è bisogno anche di voi. Abbiamo fatto barricate tutto intorno al quartier, e si sta cercando gente per i Boxside Volunteer. Si sta cercando gente per i Boxside Volunteer. Giunto alle barricate ci trovai il finimondo, eravamo tutti decisi ad andare fino in fondo. Se non c'era chi scappava, tutti sanno il perché, perché non hanno paura i Boxside Volunteer, perché non hanno paura i Boxside Volunteer. La polizia sparava bombe a gas in quantità, sperava di distruggerci, ma invece eccoci qua. Con le bombe di benzina noi gli abbiamo fatto saper che han trovato un osso duro nei Boxside Volunteer, han trovato un osso duro nei Boxside Volunteer. I soldati han visto adesso che non c'è più da scherzar, chi di loro è meno fesso ha pensato di scappar. Quando son fuggiti tutti qui la gente del quartier ha lanciato un grande viva per i Boxside Volunteer, ha lanciato un grande viva per i Boxside Volunteer. Perché la storia è finita, la chitarra poserò, ma per tutta la mia vita mai mi dimenticherò di quei 3 giorni ad Harry, quando con grande piacer ho lottato per noi tutti nei Boxside Volunteer, ho lottato per noi tutti nei Boxside Volunteer.